professor Cottarelli, non possiamo non parlare di quanto sta accadendo e di quanto questa situazione bellica influisce sulla nostra economia nazionale oltre che europea. Ci può fare un quadro della situazione che sarà sicuramente a tinte fosche, immaginiamo? Sì, dunque, noi stavamo recuperando abbastanza bene dopo il Covid. C'è stato però questo problema prima della guerra, dell'aumento delle materie prime, soprattutto del gas, sapete, dell'energia. Questo di per sé avrebbe frenato comunque l'economia italiana. Però adesso c'è anche questo problema ulteriore della guerra con un altro aumento del prezzo del gas, il prezzo del frumento, tutto questo. Bisogna vedere quanto dura la guerra. Quindi adesso è impossibile vedere quanto sarà il danno per l'economia italiana, perché io spero ancora che la guerra finisca presto, che ci sia un abbassamento anche dei prezzi delle materie che noi importiamo. Se è così, quest'anno si può ancora evitare una recessione. Stavamo uscendo bene dal Covid, c'era molta crescita, e quindi, però se invece la guerra va avanti e i prezzi delle materie prime continuano a aumentare o rimangono su livelli raggiunti dopo lo scoppio delle ostilità, allora diventa più un bel problema.